Dà la priorità al Napoli, Chiesa, che tu sappia, Luca. Assolutamente sì, dà la priorità al Napoli, addirittura ha informato Conte di poter giocare, di tenerlo in considerazione non solo per il ruolo di sottopunta a destra, quindi nel 3-4 di Conte, non solo nei due dietro alle spalle della punta, ma anche come esterno destro a tutta fascia. Poi questa non mi sembra tanto una novità, perché ricordiamo che la carriera di Chiesa è nata esattamente così. Però è una presa di posizione importante da parte del ragazzo. Questo darebbe la possibilità al Napoli di, tra virgolette, investire di meno, perché risolverebbe il problema anche dell'esterno destro. Ad oggi, voi siete testimoni, Manfredi è testimone del fatto che io abbia sempre sostenuto che Di Lorenzo non sarebbe mai andato via, però ad oggi Di Lorenzo non convince come esterno destro a tutta fascia, bensì come braccetto. Quindi nell'idea di Conte, Di Lorenzo dovrebbe fare il braccetto a destra, e come esterno destro il Napoli avrebbe solo Pasquale Mazzocchi. Quindi Napoli comunque lì a destra dovrebbe intervenire. Se prendi Chiesa, prendi un giocatore duttile che può fare due ruoli Sia al posto tuo. l'esterno che l'alto. Eh sì. Ma invece Lukaku, Luca? Ti dico sta cosa, poi ovviamente sarò clippato, mi prenderò un sacco di insulti domani, però Aspetta, aspetta. Lukaku al Napoli, Romelu Lukaku al Napoli lo vuole solo ed esclusivamente Antonio Conte, ed è il peso specifico di Conte all'interno del club Napoli farà la differenza, Mi perché sembra in un pure modo o in un giusto. altro si proverà fino all'ultimo minuto a prendere proprio l'attaccante belga come sostituto di Victor Osimhen. Nonostante, ribadisca, nessuno nel Napoli, a parte Conte, voglia investire su Lukaku. Luca, ma non c'è un po' troppo di hype per Conte? Non rischiate che si crei una situazione di troppa aspettativa? Perché ho visto questa qui di Calcio Napoli, tra l'altro, questo reel dove dicono: non ho mai visto un allenatore andare da ragazzi, ringraziarli. Non so se è questo precisamente. Allora, Però sicuramente prendere Conte ha generato un hype Conte sotto la impressionante. pioggia, Conte ringrazia i ragazzi, Conte i ragazzi stremati da Conte. Cioè. No, ma Calcio Napoli 24 è la TV dove va in onda la mia trasmissione radiofonica. Conosco benissimo la linea editoriale dell'editore Salvio Passante, e vi posso garantire che loro offrono quello che la gente vuole vedere, vuole sentire in questo momento. La gente è in hype clamoroso al Napoli per Conte. Conte, ovviamente, quando si è presentato, ha tenuto a precisare che è difficile vincere al primo anno, bisogna tenere i piedi a terra, eccetera, eccetera, solite frasi fatte. Vabbè, È certo. ovvio che, nonostante Conte abbia 3 anni di tempo a disposizione, il Napoli, e specialmente il presidente Aurelio De Laurentiis, si aspetta di vincere qualcosa nell'arco del primo biennio. Non è che gli vengono dati 3 anni così a vuoto da Antonio Conte. Non so che è normale, raga, io Ma sto gli dicendo. altri, scusa, giusto per capire, gli altri, faccio un giro in studio, che ne pensano in generale del Napoli di Conte? Cioè, come lo vedono? Io volevo dire una cosa, Manfredi, a Su proposito, Chiesa? massimo rispetto, ovviamente sì, Lo per massimo sapevo. rispetto per Luca Cerchione, che chiaramente sa perfettamente quello che dice, avrà le sue informazioni, però io credo che sia arrivato anche il momento, al di là della querelle che si è creata, prima è la Roma che non ha i soldi, poi la Juve non lo cede, poi lo vuole la Juve, poi adesso è lui che non vuole, insomma, secondo me si sta facendo un po' un cinema, quando poi il quid della questione è che da sempre, secondo me e secondo quelle che sono le mie fonti, Chiesa ha un accordo con la Roma che sta temporeggiando per essere perfezionato, ma credo che ci siano veramente no pochi, pochissimi dubbi sul fatto che Chiesa vada alla Roma. Io non credo neanche in questa tensione tra Chiesa e la Roma, non ci credo assolutamente, credo che sia stata più montata a livello giornalistico per fare un po' di show. Credo che lui abbia ovviamente le sue tempistiche per pensare che riguardano quantomeno anche gli aspetti contrattuali da limare, perché non credo che verranno dati tutti e 20 o 22 o 23 o 30 milioni di euro in un'unica soluzione, perché si parlava in 3 anni. Però
Quindi io sinceramente non ho Quindi smentisce conoscenza della completamente voglia di Cerchione. andare a Napoli. Cosa? Smentisce Cerchione perché Cerchione ha detto che lui Ah, preferisce. no, sì, allora lo smentisco nel senso sì, lo smentisco, ma con il massimo rispetto ovviamente per il suo lavoro, ma Assolutamente. non mi combacia assolutamente nulla di quello che lui mi ha, che ha detto. Cioè io so che Federico Chiesa preferisce nettamente la Roma, ma proprio nettamente, non ha dubbi su questo. Luca vuoi Poi, replicare? ovviamente. Io ho massimo rispetto delle notizie Certo. di Francesca e vi posso garantire che Federico Chiesa preferisce i soldi, quindi laddove arriverà la migliore offerta si lancerà, però ad oggi, così come vi ho detto che in No, casa Napoli Conte è l'unico che vuole Romelu Lukaku, vi posso dire che ad oggi Federico Chiesa vuole più il Napoli di quanto il Napoli vuole. vabbè, si è capito. staremo a vedere, poi giustamente uno dei due chiaramente per forza di cose ci azzeccherà, io non mi sono mai Magari nessuno mossa. dei due vorrebbe essere. Ma Esatto. Federico Chiesa alla Lazio. No, Adesso ah, immagini. sì, sicuramente magari. le chance sono tutte appannaggio di Un'altra parte. Francesca perché, come vi ho Certo, appena detto, è Chiesa che vuole il Napoli più di quanto il Napoli lo voglia, quindi è probabile che alla fine, per non tirarla troppo per le lunghe, se la Roma dovesse soddisfare anche le sue richieste economiche, andrà alla Roma, però vi posso garantire che quando vi dico qualcosa inerente alle situazioni di casa Napoli, perché mi arrivano da casa Napoli. Se no, non vi avrei detto un mese e mezzo fa che la querela di Lorenzo era una finta. scusami Luca, una domanda ti vorrei fare, ma la preferenza di Chiesa a Napoli, da che cosa è suffragata? L'unica cosa che posso pensare è il rapporto con Conte, perché se parliamo di Champions, era uscito, vuole giocare la Champions, non mi risulta che il Napoli la giochi, quindi questa è già una cosa che va Ma esclusa. neanche la Roma la gioca. E Esatto, se parliamo di appunto. No, prospettive, ad no, no, per oggi il quello. Napoli è 10 anni luce avanti alla Roma, che Ah, quindi sì. sembra Ok, tu quindi una dici di squadra disorganizzata, prospettiva. l'abbiamo detto anche prima. No, io ti dico, io ti ripeto che Chiesa non aveva disdegnato neanche il sondaggio arabo per lui, perché sicuramente lui vuole monetizzare i suoi anni di carriera e lo vuole fare in un certo modo. Se il Napoli riuscirà in tempi brevi a liberarsi di uno tra Lindstrom e Raspadori, allora prenderà Federico Chiesa, che in questo momento aspetta il Napoli, mette in stand-by la Roma e addirittura dà come deadline il suo matrimonio. Quindi diciamo che se ad oggi io sono stato il primo a scriverlo In due pratica sabato devi fa, pagare meglio sabato bomboniere, non ho scorso. capito, quindi. No, aspetta, aspetta, aspetta. La questione Juve 20 milioni con Roma 20 milioni con Juve che accetta, scritta 4 ore, 4 ore sabato scorso su Sky Sport. Ma perché? Perché la mattina ero con calciatore del Napoli che ha detto Di Lorenzo ci ha dato la notizia che Chiesa in nazionale ha parlato del futuro, ha parlato del Napoli, eccetera, eccetera. Ho avuto delle dritte, 4 ore dopo Sky esce con le mie stesse cifre. Se io ti dico che dall'interno dello spogliatoio mi dicono Chiesa vorrebbe temporeggiare per attendere il Napoli, non è che è una fonte giornalistica o me l'abbia detto un procuratore per portare l'acqua ad uno dei due mulini. Te lo dico perché il Certo. ragazzo ha parlato con alcuni suoi compagni di squadra in nazionale. Riferimento a Senti, Francesca, eh? I e ti procuratori. risulta No, no, sopra, sì, sopra Francesca, sì. parlavo lì. Che ti risulti invece ti risulta che il papà di Federico Chiesa ha consigliato vivamente a Chiesa di andare a Roma? Ti Il risulta questa? papà di Federico Chiesa consiglia a Federico di monetizzare il più possibile. Ah, ok. Che nella situazione Francesca, sia lei sa di Chiesa. Enrico Chiesa che vuole Federico la Roma? Ah. Sì. So che Attenzione. l'ha consigliato, so che gli ha detto vai a Roma. Ma Scusami, anch'io Luca, la. ma scusami, no, ma per capire, cioè, lo ha detto a chi, Enrico? Da Allora, dove Enrico arriva non è. questa fonte? Lo ha detto anche, parliamo sempre non di giornalisti, io quando riporto le notizie, i miei contatti non sono mai giornalisti, perché la maggior parte delle volte che ho riportato notizie giornalistiche erano esattamente il contrario, scusatemi, anch'io faccio giornalista, ma è così. Quindi ho parlato con persone che conoscono Federico, che sono ovviamente calciatori, non faccio il nome perché non è il caso, che sono amici, che conoscono il papà,
E mi hanno detto che più di una volta gli ha detto: io fossi in te andrei a Roma, perché al di là dei soldi, come spesso accade, per rivalutarti, perché Federico viene da 2 anni, insomma, non è che è stato al top, no? Non possiamo dire che in questo momento sia il giocatore più Questo non è sbagliato, appetibile. onestamente. Ecco, e quindi chiaramente, dato che nella vita non esistono solo i soldi, perché i soldi li puoi prendere di più un anno e poi magari li prendi la metà della metà per gli anni dopo, conviene andare in un... Diamantini. ecco, conviene andare magari in una squadra che, come dici te, rispetto al Napoli sembra meno appetibile per oggi, per il mercato ad oggi. Poi alla fine della fiera dobbiamo vedere, e dobbiamo vedere quando giocano. Però sicuramente a Roma sarebbe al centro di tutto Chiesa, mi pare ovvio. È la prima richiesta di Daniele De Rossi, quindi c'è un Allora motivo. ti chiedo, da persona intelligente quale mi sembri e dotata di un Grazie. ottimo eloquio che ho Grazie. ascoltato anche prima, perché ad oggi non abbia ancora accettato Federico Chiesa l'offerta della Roma? Ma io non credo che non l'abbia accettata. Cioè, il mio pensiero, anche se sembra folle, vi dico, secondo me è già fatta e stanno aspettando per dare l'ufficialità. Ma Questo è quello che Francesca, ma ti penso io. posso Faccio un'altra dire, domanda. scusami Luca, la mia senza avere nessuna fonte. Certo. Per Chiesa, mi dispiace dirlo, con tutto il rispetto lo dico, per Chiesa passare, siccome lui crede ancora di essere un fenomeno, passare dalla Juve al Napoli, alla Roma, per lui è un downgrade. Cioè, è evidente questo. Cioè, non sta temporeggiando per questo, perché secondo me sono No. l'ultima spiaggia, cioè lui pensa che per Ma lui sia l'ultima andando spiaggia. guarda, Tipo il ma Bayern. voi, cioè, secondo me la cosa giusta l'ha detto Luca, ma non Adesso per arrivo lui. dire che è sbagliato quello che dice Francesca. Secondo me No, Chiesa in no. questo momento attende, lui spera di creare un'asta, anche perché per monetizzare un Ci contratto sta. che lui ha 27 anni, È l'ultimo importante. se lo fa di 5 anni, lo porta a 32. E lui vuole fare il contratto della, già l'ha fatto i soldi, non è che, però se va a parlare di un giocatore di calcio che ragiona in questa maniera, come lo faremmo tutti quanti noi se giocassimo a pallone.